Benvenuti sullo strano canale. Nel video di oggi vi parlo di un certo tipo di amore che tutti evitano di nominare perché è troppo disturbante. Scavalchiamo ogni preconcetto e scopriamo insieme la storia di Karen Greenlee, necrofila per passione. Perché lo faccio? Perché? Perché? Paura dell'amore, delle relazioni. Nessuna relazione ha mai fatto male come questa. Fa schifo. Sono un ratto di obitorio. Questa è la mia tana, forse la mia tomba. Queste parole le ha scritte Karen Greenlee in un momento di profonda disperazione e fanno parte di una lettera lunga 4 pagine. Karen pensa di essere sbagliata, di essere malata, e guardandosi attorno capisce che la gente la giudicherà una pervertita senza speranza. Perché Karen si trova a bordo del carro funebre che ha rubato per potersi appartare con l'occupante della bara. La ragazza si è spostata nel retro, l'ha aperta e ha fatto sesso con il cadavere di John Mercure, un giovane morto a 33 anni. È il 17 dicembre 1979 e Karen è a tutti gli effetti una necrofila, ovvero una persona che raggiunge il piacere tramite atti sessuali compiuti su una salma. Ha 23 anni e da sempre prova questa attrazione irresistibile per la morte. Non è mai riuscita a sopprimere questa sua parafilia e decide lì per lì che la soluzione migliore sia togliersi la vita e ingerire un'overdose di Tylenol, un potente antidolorifico che però non la ucciderà. La polizia ritrova il carro funebre il giorno dopo ad Allegany, nella contea di Sierra. Nella bara ci sono i fogli che contengono le parole della ragazza. Karen se la cava con una lavanda gastrica e un breve soggiorno in ospedale. Dirà di aver fatto sesso con più di 20 cadaveri mentre lavorava come apprendista imbalsamatrice presso il Sacramento Memorial Lawn Mortuary. Gli atti sono avvenuti spesso nella sala imbalsamazioni, ma anche in altre stanze. Karen ammetterà di aver attraversato un periodo in cui beveva pesantemente durante le varie attività lavorative. Il caso suscita un enorme scalpore, specie quando esce l'articolo che racconta la vicenda in poche righe e parla del processo affrontato da Karen, accusata di disturbo del normale svolgimento di un funerale e guida illegale di carro funebre, visto che trasportare la bara al cimitero non rientrava tra le sue mansioni. Il suo avvocato, Leo O'Connor, deve difendere lei e le pompe funebri dalle accuse della madre del defunto, la cui salma è stata violata. La donna, Marianne Gonzalez, afferma di aver patito un'enorme sofferenza emotiva alla notizia di ciò che era stato fatto a suo figlio. Chiede un risarcimento alla ragazza e all'impresa di pompe funebri per $1 milione. Lo psichiatra della difesa, il dottor Captain Thompson, controbatte dicendo che, secondo lui, il fatto non può avere un impatto duraturo sulla psiche di una donna già da tempo affetta da depressione e con problemi di alcolismo. Un collega di Karen afferma inoltre che non c'è mai stato motivo di sospettare che la ragazza potesse compiere un tale crimine, perché è giudicata competente e molto seria nel suo lavoro. La causa si chiude alla fine con un risarcimento di $117.000. In California la necrofilia non è contemplata tra gli atti criminosi e Karen passa in carcere 11 giorni e paga una multa di $255. A tutt'oggi non esiste in California uno statuto che vieti espressamente la necrofilia. Si tende, come ovvio, a proteggere le salme in generale, ma non c'è nulla di specifico riguardo le aggressioni di natura sessuale. Oltre al carcere e alla multa, Karen rimarrà in libertà vigilata per 2 anni e sarà obbligata a un ciclo di sedute con uno psicologo. Sedute che, però, non riusciranno a eradicare dalla sua mente l'istintiva attrazione per i cadaveri. Dopo essere stata scoperta, Karen sceglie di fare un passo inaspettato e rilascia una lunga intervista a Jim Norton. Adesso che è stata scoperta, vuole spiegare in cosa consiste la sua parafilia e spera che la gente possa perlomeno avere una visione più chiara di questa pulsione. Ecco alcuni stralci dell'intervista fattale da Jim Norton e apparsa poi nel libro Apocalypse Culture.
È doveroso da parte mia avvisarvi che alcune cose riportate da Karen potrebbero risultare pesanti per le persone più sensibili. Quindi, se siete tra queste persone, sentiatevi liberi di chiudere il video qui. Per tutti gli altri, buon proseguimento di ascolto. Jim parla subito a Karen della lettera confessione e lei risponde: «Quando ho scritto quella lettera ascoltavo ancora la voce della società. Tutti dicevano che la necrofilia era sbagliata e che quello che facevo era sbagliato. Ma più persone provavano a convincermi che fossi pazza e più aumentava la mia sicurezza riguardo i miei desideri». Il giornalista le chiede delle relazioni normali che ha avuto in passato. «Prima del processo avevo un ragazzo che mi ha scoperta, si è arrabbiato e mi ha riempita di schiaffi. Mi ha detto che per lui non ero una donna e che potevo andare a darmi da fare con i miei cadaveri. Io ero sorpresa che lui l'avesse capito. Sembra che molte persone lo sapessero e io mi domando come. Gli altri ragazzi sapevano cosa facevo, ma pensavano che se fossi andata a letto con loro mi avrebbero dato la giusta soddisfazione e non avrei più cercato altro. Questo mi è capitato spesso. C'erano ragazzi che ci provavano con me solo per quello. La domanda che mi fanno spesso è: com'è che ci riesce?» La gente fa domande del genere. Anche persone che sembrano tranquille e con una mente aperta. Io glielo spiego e loro commentano con un «molto interessante». E poi non vogliono avere più nulla a che fare con me. Non mi dispiace dire alla gente come lo faccio. A me non importa, ma tutti quelli sessualmente qualificati non dovrebbero aver bisogno di chiederlo. La gente ha questa idea sbagliata che ci deve essere un atto sessuale completo per provare piacere, il che è una stupidaggine. La parte più sensibile di una donna è la parte frontale, ed è quella su cui bisogna agire. Inoltre ci sono aspetti diversi della sessualità: il tocco, le carezze, tenersi per mano. Il corpo giace lì, ma quel che serve per farmi felice. Il freddo, l'aura di morte, l'odore della morte, l'atmosfera funebre, tutto contribuisce. Trovo l'odore della morte molto erotico, però c'è odore e odore. Se prendi un corpo che è rimasto a galleggiare nella baia per 2 settimane o la vittima di un incendio, quello non mi attrae molto. Ma un corpo appena imbalsamato è diverso. C'è anche l'attrazione per il sangue. Quando sei sopra un cadavere, tende ad uscire del sangue dalla bocca mentre tu ti stai lasciando andare alla passione. Ma dovresti essere lì per capire, immagino. Il giornalista le fa notare che esiste l'AIDS. Tra parentesi, l'intervista è stata fatta nel 1987. Karen risponde: «Certo, questa malattia che sta circolando mi ha impedito di provare a fare alcunché negli ultimi tempi. Sono sicura che avrei trovato un modo per intrufolarmi in qualche impresa di pompe funebri, ma il tipo di persone che trovo attraenti, ovvero giovani uomini dai 20 ai 30 anni, sono proprio quelle che stanno morendo di AIDS». Jim chiede a Karen se ha mai partecipato ai funerali dei suoi amanti cadaveri. E lei risponde: «Sì, era molto comodo lavorare alle pompe funebri. Andavo con la famiglia al cimitero, piangevo con i parenti per la perdita di quella persona. Però io gemevo con un tono diverso. La gente non capisce se sei dilaniato dal dolore o dalla passione. Mi sono capitati parenti che mi hanno abbracciata, ringraziandomi di aver partecipato. Io fingevo di essere una lontana compagna di classe e magari loro si convincevano che fossi la fidanzata, se per caso il defunto non ne aveva una al momento della morte». Il giornalista le chiede quando si è resa conto della propria necrofilia. Al che lei risponde: «È qualcosa da cui sono sempre stata attratta. Facevo dei piccoli funerali quando gli animaletti di casa morivano. Avevo un piccolo cimitero degli animali. Vivevo in una piccola cittadina e il luogo dove si facevano le grigliate nei giorni di festa si trovava vicino alle pompe funebri. Usavamo il loro bagno in quelle occasioni. Io trovavo ogni tipo di scusa per andare al bagno e poi prendevo una strada diversa ed esploravo la camera mortuaria. Non mi spaventava come sembrava spaventare gli altri bambini. A me piaceva ed ero curiosa». «Ti manca lavorare alle pompe funebri?» le chiede il giornalista. E lei risponde: «Sì, terribilmente. Anche se non fossi una necrofila, mi piacerebbe lo stesso come lavoro. Mi piaceva imbalsamare e fare le altre cose. Eccezion fatta per le persone obese, specialmente se avevano subito un'autopsia. Le loro viscere scivolavano fuori e cadevano a terra, e tutto quel grasso che si scioglieva, per carità».
Il giornalista le fa osservare che tra impresari di pompe funebri e imbalsamatori c'è un forte cameratismo, quasi come una società segreta. Lei risponde: «Proprio così. Si stringono in cerchio perché la gente in genere non vuole averci nulla a che fare per ovvi motivi. Uno degli impresari per cui ho lavorato ha difeso la categoria al mio processo. Ha detto che la necrofilia è un fenomeno quasi sconosciuto in quel settore e questa è una grossa bugia. La necrofilia è più diffusa di quanto si possa immaginare. Le pompe funebri non la denunciano per paura di scandali. C'è stato un posto dove mi sono introdotta senza permesso e mi hanno colto sul fatto, ma mi hanno lasciato andare. In un altro posto di lavoro mi hanno fatto notare che qualcuno si era trastullato con uno dei cadaveri. Lo hanno detto a me perché sapevano che ero stata io. Ma non potendolo provare, mi hanno lanciato una sorta di avvertimento di smetterla. Un imbalsamatore con il quale ho lavorato prendeva un tre quarti, ovvero un grosso ago usato per aspirare i liquidi dai corpi, e lo infilava nell'organo genitale dei maschi e poi esclamava: «Oh, guarda, il cadavere ha un'erezione!» Era un tipo davvero strano. Penso che avesse delle tendenze necrofile. Infatti ci rimaneva male se non c'erano cadaveri femminili da preparare. Una volta l'ho beccato con i pantaloni abbassati nella sala delle imbalsamazioni e ho solo detto: «Non dirò nulla se nemmeno tu lo farai». «Hai detto che una volta sei stata sorpresa mentre compivi un atto di necrofilia?» le chiede il giornalista. E Karen risponde: «Sì, avevo cercato di suicidarmi e vivevo in un centro di riabilitazione a poca distanza da queste pompe funebri. Decisi di andare al mausoleo e tentare di uccidermi di nuovo. Il mausoleo aveva una porta che dava sull'obitorio. Io stavo seduta lì, depressa, e giusto per provare, ho fatto scorrere la mia patente lungo la serratura della porta e clic, la porta si è aperta. Sono entrata nella stanza delle imbalsamazioni e c'era un cadavere lì. Mi ci sono divertita e ho scordato che volevo uccidermi. Ci sono tornata parecchie volte. Capitava che non trovassi nessun cadavere, perciò me ne andavo. Circa una settimana dopo stavo sul tavolo preparatorio a procurarmi piacere quando ho avvertito delle persone che si avvicinavano. Un uomo e una donna, a giudicare dalle voci. Sono scesa dal tavolo e ho ricoperto il cadavere con il lenzuolo. I miei vestiti erano un casino, avevo sangue e altre cose addosso. C'era una stanza con una bara aperta, sono corsa lì e mi ci sono nascosta dietro. Purtroppo hanno visto i miei piedi che sbucavano da sotto e hanno esclamato: «Chi sei? Che cosa ci fai qui?» Poi l'uomo disse alla donna: «Vai a prendere la pistola e chiama la polizia. Io rimango con lei». Sapevo di avere una sola possibilità, quindi sono scappata via come una furia. Dopo quell'episodio misero un allarme sulla porta. Avranno anche chiamato la polizia, ma nessuno è venuto a cercarmi e nessuno mi ha accusata di nulla. Penso che, come ho detto prima, non volessero farsi una cattiva pubblicità. «Hai notato un cambiamento delle persone nel giudicare la necrofilia?» chiede il giornalista. Karen risponde: «Sì, quando sono diventata, tra virgolette, famosa dopo il processo, l'ho notato. È diventata quasi una moda. Non sono davvero persone necrofile, bensì pseudo-necrofili, come una sorta di setta della morte. Ma probabilmente ci sono molte persone che lo farebbero se ne avessero l'opportunità». Il giornalista le dice: «Deve essere frustrante quando la gente afferma: ti dobbiamo curare, devi essere come tutti gli altri». Karen risponde: «Sì, lo è. Per gran parte del tempo ho sempre pensato: questo non è normale. Perché non posso essere come le altre persone? Sono passata attraverso questo inferno personale e alla fine ho accettato me stessa e ho capito che questa sono io. Questa è la mia natura e mi piace. Sono infelice quando provo a essere ciò che non sono. E poi magari queste persone che mi giudicano hanno problemi ben peggiori dei miei e fanno cose che potrebbero essere mal giudicate dagli altri». Quando, dopo il processo, mi hanno costretto a delle sedute con uno psicologo, un tipo a posto che non mi giudicava, ho capito che se consideravo la necrofilia un problema era perché non accettavo me stessa. Cercavo sempre di vivere la vita come dicevano gli altri. Accettarmi è stato raggiungere la pace. Dopo le sedute andavo alle pompe funebri, quindi direi che la terapia non ha funzionato. E qui si conclude l'intervista che ha rilasciato Karen. Di lei non si è saputo più nulla. Si dice che si sia pentita di aver rilasciato quell'intervista e che abbia cambiato nome e città.
In rete ho letto che nel 1996 girava per gli Stati Uniti per promuovere le sue poesie e per parlare della necrofilia e della liberazione sessuale, ma più di questo non si sa. La sua vicenda colpisce perché non si hanno numerosi casi di necrofilia al femminile. Secondo le statistiche, su 10 necrofili, 9 sono uomini. Soprattutto colpisce il fatto che abbia voluto parlare così apertamente di questa parafilia, consentendo al pubblico di poter sbirciare per la prima volta nella mente di un necrofilo. La scrittrice Barbara Gaudi ha in seguito tratto ispirazione dalla storia di Karen per il suo racconto We So Seldom Look on Love, contenuto nell'antologia omonima, purtroppo mai tradotta in italiano, ma che io ho avuto il piacere di leggere in lingua originale. Questo racconto ha poi ispirato il film Kissed, che mi ha colpito piacevolmente e che vi consiglio di guardare se la storia di oggi vi ha appassionato. Giudicare Karen come una malvagia e folle profanatrice di cadaveri sarebbe troppo facile. Si è portati subito a ipotizzare traumi infantili, qualcosa che l'ha spinta a preferire questo tipo di amore fisico. Ma sarebbe errato, perché, come detto da lei, la morte è stata una cosa che l'ha attratta fin dalla più tenera età, senza che ci fossero altri elementi a scatenare tale attrazione. E allora che dire di questa rara, rarissima figura di donna necrofila? Niente più di quello che vi ho raccontato, direi. Forse Karen, che oggi ha 64 anni, non si intrufola più all'interno delle pompe funebri per trarre piacere dai corpi stesi sui tavoli di un obitorio. Ma sono convinta che ripensi con autentico amore a ciascuno dei suoi gelidi amanti. Per finire, vorrei citare alcune bellissime poetiche frasi della protagonista del film Kissed. Quando moriamo, la vita riluce e noi ci disintegriamo, emanando energia. Quando la vita si trasforma in morte è come un'esplosione. Ci sono lampi di luce, magici ed elettrizzanti. Ho visto corpi brillare come stelle. È come guardare il sole senza venirne accecati. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di aver guardato questo video. Alla prossima!